Sì, sì, è una competizione dura, 5 partite in 5 giornate e sto contenta non della vittoria, ma della maniera della storia dei ragazzi della squadra durante 3 mesi e al fine durante 5 giornate in Semles. Lo più importante è la maniera e la costruzione della vittoria. È sempre difficile in manifestazione con gare così ravvicinate gestire il gruppo, cioè gestire la condizione della squadra, centellinare le forze un po' di tutte le giocatrici con tante partite ravvicinate, vero? Sì, non è più il problema, è il problema della federazione di organizzare 5 partite di 60 minuti durante 5 giorni. Il problema è la sicurezza dei giocatori e adesso è una buona organizzazione della società sportiva di Salerno perché lavora molto per la sicurezza e l'organizzazione dei giocatori. L'anno scorso lei non c'era, ma Salerno arrivò secondo perdendo la finale contro Cassano nella categoria Under 20. Quest'anno è riuscita a vincerla questa manifestazione che ha voluto, insomma. Sì, però la categoria Under 20 è una categoria speciale perché no campionato e la squadra giocatori che giocare in prima squadra, giocatori che giocare Under 17 e non lavorare insieme durante un anno e la produzione nel campo durante 5 giorni è migliore di qualità sì un campionato in Italia di Under 20 durante un anno. A chi la vuole dedicare la vittoria di questa manifestazione? Dedicare a Mimo, Domenica Testa che sta in Salerno, è una persona molto importante nel club, è il piacere di incontrare questi garo. Sì, guarda, mi piace pensarlo, ho vissuto 2 anni fantastici con questa vittoria e proprio la ciliegina sulla torta vuol dire che mi porta fortuna. Innanzitutto voglio fare i complimenti a Romagna perché veramente è stata una partita in cui poteva succedere di tutto. Ogni risultato è stato aperto fino all'ultimo secondo, l'abbiamo scampata noi, sono contentissimo e orgoglioso dei miei ragazzi che hanno lavorato tutto l'anno, però veramente un grande abbraccio, un grande applauso a tutta la società Romagna. È sempre difficile ripetersi, tu l'anno scorso non c'eri, però questa squadra già aveva vinto l'anno scorso il titolo Under 20. Com'è costruito questo bis? Guarda, hai ragione, ma è un gruppo veramente tanto diverso. Ad esempio l'anno scorso c'era Manojlovic che era un leader quasi unico di questa squadra, gli altri erano un contorno, quest'anno invece è stato spalmato. Certo, Gigi Arena è una superstar di questa squadra, ma mi viene in mente Rossi, Schipani, Fragnito, Dello Vicario, De Ruvo, Lettera, veramente una squadra e anche tutti quelli che non ho citato, una squadra dove ognuno ha dato la sua parte, abbiamo costruito questo successo dal primo giorno come fanno tutte le squadre, c'è prima un sogno nel cassetto, ci si parla, ci si spiega, ci si prova e alla fine è probabile che ci si riesce, oggi ci siamo riusciti noi e domani ci riuscirà qualcun altro, ma oggi ci godiamo questa grande vittoria, una grande festa, sono veramente contento per il risultato che hanno ottenuto questi ragazzi. A chi vuoi dedicare questa vittoria? È banale, scontato, ma senz'altro a mia moglie e alla mia famiglia perché hanno fatto sacrifici enormi per potermi far andare a lavorare fuori casa e ogni momento in cui non penso alla pallamano ci sono loro nella mia testa, nel mio cuore, quindi veramente ai miei suori, a tutti quelli che mi sono stati vicini, ma è la mia famiglia in primis che veramente sono speciali.